Allora, il progetto Sport di tutti i quartieri è un progetto che nasce per dar vita a dei presidi di legalità oltre che di sport. Cerchiamo di creare delle vere e proprie connessioni tra sport, attività fisica, salute e rispetto delle regole, legalità, una vera e propria educazione al vivere civile. Questo è il progetto della SD Mille Culoroggi, che rappresenta uno dei 7 progetti in Campania per un totale di 700.000 euro sul territorio regionale. Questo progetto è quello di far partecipare a tanti ragazzi, a tante persone, lo sport gratuitamente. Abbiamo una collaborazione con Napoli in Mente, che si occupa di dopo scuola ai bambini. Poi c'è l'Accademia del Remo, che lavora anche con persone disabili. Quindi diciamo una collaborazione tra noi e queste associazioni abbiamo reso possibile, grazie a Sport e Salute, con questo bando che ci siamo aggiudicati, per dare la possibilità a tutti di poter fare sport. Siamo molto contenti di poter essere come assessorato di sostegno e di aiuto a questo progetto, in un posto a cui siamo molto legati, perché stiamo lavorando per far uscire nei prossimi giorni un avviso sul centro giovanile, che è situato proprio accanto a dove ci saranno le palestre. Quindi ci auguriamo che quel polo funzionale possa diventare in questo modo un vero polo, appunto nel vero senso della parola, dedicato ai giovani della nostra città.